Vediamo cosa vuole Yusuke. Sono abbastanza sicuro che sarà come l'altra volta, che vorrà farsi tipo qualche foto o qualcosa di simile. Ah, Phoenix, eccoti. Cieli azzurri, acque cristalline, la dolce brezza che ti accarezza il viso. È sufficiente stare fermi qui, in questo punto, per essere travolti da un flusso incessante di ispirazione artistica. Tuttavia, per quanto io consenta la mia passione di guidarmi la mano, sento come se ai miei schizzi mancasse qualcosa. Desidero fare un ultimo tentativo, vorrei chiederti il tuo contributo. Tra tutte le forme di bellezza su quest'isola, ci è qualche soggetto che merita di essere immortalato per poter essere contemplato in futuro? Yishisa? Sì, ecco! Lo Shisa, un elemento fondamentale di Okinawa! Forse dovrei eseguire qualche schizzo delle statue che abbiamo visto al porto. No, non sarà sufficiente. Vorrei immortalarne uno che sia fuori dall'ordinario. Una perfetta sintesi di un'indomita furia e un luciferino sollazzo. Ora che ci penso, vi erano degli Shisa nella prigione di questo posto. Non posso attendere oltre. Dobbiamo recarci immediatamente nella prigione, Phoenix. Incrociando nuovamente le lame con quell'ombra, sono certo che la verità si svelerà ai miei occhi. Ti invierò la mia richiesta via smartphone, dunque ti prego, non indugiare oltre e partiamo. Vorrei completare lo schizzo dello Shisa prima che la mia passione si estingua. Mi duole chiedere il tuo aiuto, ma fallo almeno in nome dell'arte. Va bene, accettiamo la richiesta di Yusuke. Abbiamo 22 punti legame, come possiamo sfruttarli? Aumentando i nostri punti legame. Perfetto, questo è al massimo, così aumentano il più in fretta possibile. Aumenta i danni degli attacchi speciali, questo direi di sì. Direi che è un ottimo compromesso. E con questi punti rimasti ci aumentiamo la resistenza e l'agilità o la fortuna. La fortuna. Ehi, Futaba. Addio, Okinawa, è stato un breve ma intenso. Ah, mi sono appena resa conto di non aver provato il Goya Champuru. Cioè, dai, è il piatto tipico di Okinawa. Sai che ti dico, Phoenix? Che dovresti prepararcelo. Scommetto che sarebbe strabuono. Ecco, persino ho trovato una ricetta che potresti seguire. Forza, campione Champuru. Grazie. E allora prepariamo il Goya Champuru per Futaba. Così almeno sono tutti contenti prima di partire. Vediamo dove sei. Eccolo qui. Ci serve il Goya, le uova, il maiale e il tofu. Va bene. È insufficiente. Richiede il livello 2. Buono da sapere. Va bene allora. Prima infiltriamoci nella prigione. Allora, la richiesta vuole che sconfiggi Ishiza con Fox. Semplice. Perfetto, richiesta completata. Ora che hai visto Ishiza, sei contento? Addio, Okinawa. Ricorderò per anni la tua incredibile bellezza. La prossima tappa è Kyushu, giusto? Se la memoria non mi inganna, quell'isola è rinomata per... il vulcano attivo? Sì, l'area un tempo conosciuta come la Terra del Fuoco, e hai ragion veduta. Un tesoro vulcanico. Ci scapperà una visitina alle sorgenti termali. In ogni caso, non vedo l'ora di arrivare. Mi auguro che la nostra escursione continui a riservarci momenti memorabili. Lo speriamo tutti, Yusuke. E la tua richiesta è stata portata a termine. Ornamento Shisa. Sì. Sì, ecco! Ho finalmente ultimato uno schizzo pienamente soddisfacente ed è tutto grazie a te, Phoenix. Mi sovviene un'idea. Ecco, accetta questo dono come segno di riconoscenza. Un artista veterano che dice di aver scolpito gli Shisa per più di 50 anni è passato di qui giusto un attimo fa. Mi ha confessato di aver avvertito un fremito posando gli occhi sugli schizzi dei miei Shisa e così ha voluto donarmi due delle sue statuette. Il fascino e la forza delle loro espressioni. Che incantevoli piccoli amici. Sai, le loro dimensioni le rendono veramente ideali per il nostro camper. Devo dire che abbiamo accumulato un buon numero di ninnoli ormai, ognuno associati a un caro ricordo. È vero? Andiamo a vederlo subito. Vediamo dov'è che è ora. Ma dai! Ma io mi aspettavo una roba seria, non una roba così. Vabbè, carini. Vai, alla prossima città allora. Sicuro che sei tutto pronto per partire? Certo. Va bene, la prossima fermata è Kyushu. Andiamoci dentro. Traghetto per Kukojima, ponte principale. Pronto, commissario? Ho appena preso il traghetto di ritorno. Presto non avrò più campo, quindi sarò breve.
Ben fatto. Ho letto i rapporti del distretto di zona, quindi adesso c'è di mezzo un cadavere, non è così? Che mi dici della struttura di ricerca? Mentre ero lì, ho trovato una lista di individui che si crede abbiano subito un risveglio del cuore. E come mai? Spiega. Certo, sulla lista non c'era solo il viceministro che ha manomesso i documenti, ma anche il consigliere di Sapporo Central. Quindi, Madissa, risvegliate i loro cuori. Molto probabilmente, o quantomeno Madis trae vantaggio da chiunque abbia avuto questo potere. Se continuiamo ad indagare sulle persone sulla lista e sui loro legami con Madis, questo mistero dovrebbe risolversi da solo. Porterò tutto quello che ho al quartier generale quando sarò sulla terraferma. Ho anche intenzione di inviare tutto il distretto di zona sull'isola. Ben fatto, Asegawa. Grazie al tuo lavoro siamo più vicini alla risoluzione del caso. La ringrazio, commissario. Di certo è un bene non aver arrestato i ladri fantasma. Grazie al loro aiuto potremmo davvero essere in grado di smascherare il colpevole. Sembri compiaciuto? Oh, beh, è solo che... Lascia perdere. D'ora in poi sii sempre pronto. Le cose potrebbero mettersi male senza il minimo preavviso. E tieni gli occhi aperti. A questo punto è difficile distinguere amici da nemici. Capisco. Farò rapporto al mio arrivo. Rumore classico di telefono. Non voglio consegnare quei ragazzi alla giustizia. Sono bravi ragazzi, mi hanno aiutato. 2 giorni dopo. Chissà come procede l'indagine di Zenkichi. Ha detto che dovrebbe contattarci una volta scoperto qualcosa, ma non è mai facile aspettare. Faremo il possibile per ora. Non possiamo fare altro che riporre la nostra fiducia in lui. È l'unico che può farlo. Ormai contiamo molto su di lui, eh? Tutti noi desideriamo svelare la verità dietro questo caso. In ciò i nostri obiettivi sono gli stessi. Esatto, e finché terremo gli occhi aperti in cerca di prigioni, faremo la nostra parte. Detto questo, presto arriveremo a Fukuoka. Sofia, percepisci qualcosa? Non rilevo niente di insolito, nemmeno quello che ho percepito a Okinawa. Fukuoka non ha prigioni, allora? Strano, Hanaka è piuttosto popolosa, perciò credevo ne avremmo trovata almeno una. Già, se solo ci fosse il viaggio rapido della realtà, velocizzerebbe un po' la nostra ricerca. Meno prigioni significano meno guai, però. Ottima osservazione. Forse dovremmo solo eliminare Fukuoka dalla lista e andare avanti. Ai... Qualcosa non va, Makoto? Non è niente. Mi fa solo un po' male la parte bassa della schiena per il lungo viaggio. Attenzione, abbiamo un'emergenza. Portate questa donna in infermeria, presto. Mako-chan, stai bene, vero? È forse perché ti abbiamo fatto guidare tutto il tempo. Beh, pensavo di farcela fino a Kyoshu, ma questo non l'avevo previsto. Dovremmo fare una pausa? Sono d'accordo, credo che una pausa farebbe comodo a tutti. Fermiamoci qui. Guido io, non puoi, non hai la patente. Credo che una semplice pausa non basti. Dobbiamo riposare, è importante che tu riprenda appieno. Esattamente, sforzandoti troppo ti farei solo del male. Restiamo a Fukuoka per stanotte. Allora è deciso, adesso esco dall'autostrada. Chissà quanto pagano di autostrada. Chissà se pagano l'autostrada. Fukuoka finalmente! Pronti un po' di nostalgia? Nostalgia? Ma se è la prima volta che ci veniamo. Quindi questa è la stazione di Hanaka, la porta d'accesso al Fukuoka. Ah, cioè, se siamo a Fukuoka e questa è la stazione centrale, non dovrebbe chiamarsi stazione di Fukuoka. Curiosità, è interessante notare come una stazione di Fukuoka sia presente nella prefettura di Tokoyama a nord. Davvero? Lassù? Quindi significa che c'è una stazione di Toyama qui a Fukuoka? Non credo abbiano invertito tutto di proposito. Comunque, capisco come mai questo posto sia al centro nevralgico di Fukuoka. Dovremmo far riposare Makoto. Sarebbe una mossa saggia. Dovremmo trovare un posto dove stare, in modo che Mako-chan possa riprendersi. Mi spiace, grazie per la comprensione, però. Non preoccuparti, prima buttiamo giù qualcosa, poi andiamo a Nanna. Vedrai che ti riprenderai in un attimo. Ecco, Sofia, conosci la procedura? In base ai dati delle procedure precedenti, ho trovato un hotel adatto a noi, oltre a un ristorante nelle vicinanze. Wow, Sofia, sei una scheggia. Ok, gente, tutti all'hotel. Oh, ed è notte.
Così all'aperto. Oh cavolo, come ho fatto a vivere finora senza il tonkutsu di Hanaka? Sono estasiato dalla sfumatura dorata di questa cremosa zuppa, punteggiata da chiazze di cipolla verde e spruzzi di zenzero rosso. Questi tre colori si combinano nella forma di una squisita armonia nella mia ciotola. Non oso dare un altro sorso per non rovinare il capolavoro. Ma è davvero fermo, tra l'altro, è lì. Voglio guardarlo. Il tuo capolavoro si fredderà. Devo ammetterlo, questi chioschi hanno il loro fascino. Persino io mi sento a casa qui. Morgana sta mangiando, tra l'altro. Scusa un attimo, vorrei vederlo, ma non riesco. Ehi, Phoenix, fammi assaggiare un po'. Fai attenzione, scotta. Potresti soffiare un po'? La lingua felina è sensibile. Ok, non avevo una ciotola, pensavo di sì. Quindi finalmente ammetti di essere un gatto. Davanti al ramen. Tieni, Makoto, prendi un po' del mio kushu di maiale. Dicono che aumenti l'energia. Oh, prendi anche il mio. Non scordare lo zenzero rosso. Grazie, siete i migliori. Come va la schiena, Mako-chan? Meglio, dopo un bel bagno caldo funziona sempre, a quanto pare. Detto questo, probabilmente non dovrei rimettermi in viaggio domani se voglio evitare di causare un incidente. Va bene, allora ci prendiamo un giorno libero. Ci toccherà avvertire il nonnetto che restiamo qui un'altra notte. Allora cerchiamo a Makoto un centro massaggi per domani. Direi che se lo merita. Ricevuto, localizzerò il posto migliore che c'è. Devo dire che è un problema voler avere solo una persona che guida. Dovremmo sbrigarci anche noi a prendere la patente, Phoenix. Credo che Haru la ce l'abbia già. È vero, anche se non ho molta esperienza. Non preoccuparti, Mako-chan. Se per qualche motivo non te la senti, guido io. Apprezzo molto, ma... C'è qualcosa che non va, Makoto? Non hai una bella cera. No, no, non è niente. Tra l'altro, guardate Haru. Che cazzo, voglio guidare. Oh merda, meglio darci da fare prima che Noodle si rammolliscano. Ah, cavolo, sto scoppiando. Ora posso morire felice. Credo dovrei gettare la spugna anch'io. Non resta neanche una goccia di zuppa. Posso mangiarne ancora? Non riesco a credere che avete mangiato altre 7 ciotole. Non era mica un buffet illimitato. Beh, vedo che vi siete dati da fare, ragazzi. Vi ricordo che clienti che ordinano più di 5 porzioni di noodle ottengono una ciotola di ricordo, gratis. Davvero, grazie mille, signore. Ah, potrebbe fungere da decorazione. Di certo abbellirà gli interni del nostro veicolo. Ma tra l'altro, uno può mettere un chiodo su un camper. Cioè, so che è una stronzata, però... Phoenix, c'è Zenkichi al telefono. Ehi, dove siete, ragazzi? Siamo a Fukuoka. Bene, sembra che stiate viaggiando a un buon ritmo, allora. Comunque, ti ho chiamato per dirti che credo di aver trovato chi cerchiamo. Ti darò altri dettagli di persona, ci farà risparmiare tempo ed energia. Scusa se vi metto fretta, ma fra quanto credete di poter essere a Kyoto? L'ho spiegato come mai potrebbe volerci un po' più del previsto. Nijima è fuori combattimento, maledizione, non ci voleva. Allora uno Shinkansen, oppure aspetta, non puoi chiedere ad Okumura, non aveva la patente. Deve solo prendere la Sendai da Fukuoka a Kyoto, è un tratto di strada per niente difficile. Odio dover mettere pressione, ma non abbiamo molto tempo, c'è in ballo molto. Zenki ci ha riattaccato di colpo, dovrei riferire agli altri quelle sue intenzioni. Aspetta, quindi sai chi ha la mente detto tutto questo? Finalmente possiamo dare una lezione a questo maledetto delinquente. Allora partiamo domattina. La stanchezza non è una scusa valida per posticipare la nostra missione. Sarà anche vero, ma attenta a non farti male, Makoto. Si va in scena. Sì, cavolo. Dai che forse scopriamo chi è il colpevole. Vediamo se guida Haru, ti prego. Fatemela vedere che guida. Quanto è lontana Kyoto da qui? 20 ore. Circa 8 ore di autostrada. Allora dovremmo farcela prima di sera. Capatina al bagno, fatta, sedili comodi, snack pronti al consumo. Sicura di voler guidare, Mako-chan? A dire il vero, non sono al massimo, ma non voglio deludervi, ragazzi. Capisco. Ah. Dai, guido io, fuori dalle palle. Allora guido io, Mako-chan, prendo il tuo posto. Eh? Fuori dal cazzo! Sai, Haru, non devi per forza farlo. Makoto è più pallida che mai adesso. Dov'è la... Ah, eccola lì! No, aspetta, quella è la ciotola.
Credo di sì. Non essere nervosa, fai piano e con calma. Haru? Haru? Credo che me la caverò. Anzi, ho una tecnica speciale che vi farà girare la testa. Sta bene, ho un brutto presentimento. Cosa sarebbe questa tecnica? Piede sull'acceleratore! Mi sa che non ve l'ho mai detto, ma non appena Haru prende il volante, preparatevi ad andare a tutto gas! Senti come gridano tutti. Madonna, dai anche la macchina! Così. Mamma mia, bellissimo. Grazie, Haru. Da qualche parte a Kyoto. Non sono ancora arrivati, eh. Mi sa che sono un po' in anticipo. Forse continuerò a lavorare sul... Ma che diavolo! Vomitano per terra. Wow, parli del diavolo. Oh beh, avete fatto davvero in fretta. Invece che 8 ore ce ne hanno messe 4. Credevo saremmo morti. Mi sa che lo siamo già. La mia anima è rimasta attaccata al corpo chissà come. Oh, la nausea. Ok. Chiedo scusa, Haru, ma ti chiedo di stare alla larga dal sedile del conducente d'ora in poi. C'è un limite al numero di vite che mi restano. Mio Gana è svenuto, svegliatelo. Ehi, Okumura, cosa è successo? Stavo solo guidando normalmente, credo. Finalmente la stanza ha smesso di girare. Hai uno stile di guida davvero unico, Haru. Forse dovrebbe fare la pilota di Formula 1. Ma grazie, Mona-chan. Non dovrebbe prenderlo come un complimento. Comunque, mi fa piacere vedere che siete arrivati tutti interi. Comunque, che posto è questo? Non sembra adatto a fungere da luogo di ritrovo delle forze dell'ordine. Potete chiamarla la mia base segreta. In sostanza è un posto dove nascondersi in caso vada tutto a rotoli. Un tempo lo gestiva un mio amico, ma ora è solo un vecchio bar vuoto, adatto per fare indagini lontano da occhi indiscreti. Quindi questo è il tuo ritrovo? Sembra più una safe room, ma più grande come una casa. Quei giornali non sono di 2 anni fa. Quei giornali sono irrilevanti. Abbiamo altre faccende di cui parlare. Allora, sentiamo, Zenkichi. Va bene, lasciate che vi spieghi passo dopo passo. Ho fatto un controllo incrociato per ogni nome presente sulla lista trovata da Okinawa. In base alla nostra ipotesi secondo la quale il colpevole trarrebbe vantaggio da un risveglio dei cuori di massa, alla fine è rimasto lui. Sì, sembra davvero un subdolo bastardo. A chi lo dici? Doveva saltare fuori proprio ora. Lo conosci? No, non particolarmente. Comunque quest'uomo si chiama Jun Owada, ha 69 anni e ha il suo 10° mandato come deputato. Non solo, ha anche scalato i ranghi del partito al governo fino a diventare segretario generale. In breve, è qualcuno con cui non si scherza. Ma perché sono tutti con la politica? Tutti Shido. Dicono che fosse un sostenitore di Masayoshi Shido. Masayoshi Shido nelle elezioni dell'anno scorso. Hai detto Shido? Incredibile, non avrei mai pensato di sentire ancora quel nome. Lo conoscete? Era un nostro vecchio nemico. Già, è anche un maledetto stronzo. Oh, non lo sapevo. Sembra che con Shido ci siano dei bei trascorsi. Comunque, non è a lui che diamo la caccia ora. Anche perché effettivamente sarebbe un po' ripetitivo. Quella lista elencava una manciata di avversari politici di Owada. Gente che non voleva avere tra i piedi, mettiamola così. Quindi c'è chiaramente lui dietro tutto questo. Ah, anche lui ha chiesto favori a Shido. Tuttavia dubito fortemente che stia facendo il lavoro sporco in prima persona. Sarebbe impossibile per lui aggiungere tutti i suoi avversari su Emma. Dopo aver indagato sui suoi fedeli, ho scoperto che si sta incontrando piuttosto spesso con un certo imprenditore. Il CEO di Madis? Indovinato, proprio il CEO di Madis, Akira Konoe. Ma il CEO di Madis non era quel tizio che abbiamo sentito parlare a Sendai? Mi sono imbattuto nei tabulati delle comunicazioni tra lui e il direttore Okinawa e a quanto pare si tenevano in contatto. Allora tutti i pezzi del puzzle combaciano.
Già, ogni volta che Wada vuole togliersi di mezzo qualcuno, fa intervenire Konoe. E probabilmente è stato il direttore di Okinawa a organizzare tutto, ma ormai è troppo tardi per far avere la certezza. Un momento, se Konoe è a risvegliare i cuori, vuol dire che anche lui è un monarca. Ma è il CEO di Madis, non farebbe svolgere il lavoro a uno dei suoi sottoposti? Verrebbe naturale immaginarlo, ma come sapete, per risvegliare il cuore di qualcuno bisogna essere suo amico su Emma. Tutti quelli con cui Owada stringe rapporti sono pezzi grossi, e Konoe è l'unico al loro livello. E poi è a capo di un'azienda enorme, se non altro credo che verrebbe diventare anche lui un monarca. Inoltre non vorrebbe rischiare di subire un risveglio del cuore per mano di qualcun altro. Un'altra cosa, i cuori delle persone su quella lista molto probabilmente sono stati risvegliati a Osaka. Eh? Perché dici questo? Tutti quelli sulla lista sono impazziti dopo essere stati a Osaka, chi prima, chi dopo. Ed è lì che si trova la sede principale di Madis. Significa che abbiamo buone probabilità di trovare una prigione a Osaka, con Konoe come monarca. Anche se l'unico modo per saperlo con certezza è vedere se Sofia le percepisce. Sì, ho percepito una prigione. Ah, giusto, prima siamo passati per Osaka quando ho preso un'uscita sbagliata. Sofia, avresti dovuto dirlo. L'ho detto, ma voi eravate troppo occupati per ascoltarmi. Se è stato mentre guidava Haru. Allora probabilmente eravamo occupati a urlare come ossessi. Ah? Beh, di certo questo semplifica le cose, quindi è confermato, Osaka è una prigione. Ora dobbiamo solo capire se Konoe è il monarca o meno. Aspetta, già sei tutto questo, perché non lo arresti e basta? Non abbiamo prove. Giusto, vi spiego il problema. Quella lista indica solo le motivazioni e i suoi contatti. Non è una prova schiacciante che stia risvegliando i cuori. Non possiamo arrestarlo in base alle ipotesi. Possiamo al massimo condurre una perquisizione, ma solo sul suo consenso. Voglio dire, potrebbe anche fare le valigie e scappare se volesse. Non abbiamo alcuna autorità legale su di lui. Un'altra cosa che ho notato su quella lista è il numero di pezzi grossi delle forze dell'ordine. Credi che abbia risvegliato anche i loro cuori, in modo da avere la polizia sotto controllo? Già, e non solo i normali agenti, a quanto pare. Quindi è per questo che ci hai fatti venire qui, perché non sai chi sono i veri nemici. Il massimo che posso fare senza essere rintracciato è qualche indagine superficiale, e anche così potrebbe essere impossibile. Se abbiamo a che fare con i vertici, potrebbero semplicemente far trapelare informazioni e intervenire prima che io possa muovere un dito. In altre parole, la polizia non è nostra alleata. Sai che novità! Lo sai che sono un poliziotto, vero? Comunque, è chiaro che affrontare la cosa al solito modo è fuori questione. Ci serve qualcosa fuori dal comune, qualcosa di cui solo voi siete capaci. Vuoi che lo rapiamo? Ma dai, quello posso farlo da solo. Aspetta, col cavolo che posso, è illegale. Se la nostra ipotesi è esatta e lui è davvero il monarca, possiamo strappargli una confessione. Giusto, abbiamo completamente tralasciato il fatto che Konoe è una prigione. Ma non ci servirà una parola chiave per accedervi. È proprio questo che vi ho fatti venire qui di corsa. Oggi incontrerò Konoe alla sede centrale di Madis. Davvero? E come ci sei riuscito? Sfruttando il mio ruolo di poliziotto, ho detto di avere informazioni su una possibile falla della sicurezza del loro software. Abbiamo ricevuto informazioni su un possibile tentativo di hacking di Emma da parte di ignoti, e così via. Ah, qualcuno ha bisogno di un hacker? Per niente, ho detto solo per ottenere un appuntamento. Alla fine suggerirà di aggiungermi su Emma, così che io possa rispondere a ulteriori domande. In questo modo avremo la parola chiave. Per lui sarà solo un'altra pedina da catturare, quindi sono abbastanza sicuro che abboccherà. Non appena avrò la parola chiave, ve la invierò subito, a patto che riesca a ottenerla. È questo che volevo dirvi, spero che sia valsa la pena venire fin qui. Aspetta, se l'appuntamento è nei loro uffici, significa che Andrea è Osaka, giusto? Lasciaci venire con te. Prima entriamo nella prigione, prima potremo portare a termine l'operazione. Va bene, ma è possibile che io non riesca a ottenere la parola chiave. Sarebbe uno spreco di tempo farvi venire per nulla. E poi Nijima non aveva bisogno di una pausa. Anzi, mi sa che serve un po' a tutti quanti. Non possiamo darti torto su questo. Il punto è che se voi fallite, fallisco anche io e tutto il mio lavoro sarà stato vano. Quindi ho bisogno di che combattiate al meglio. Ricevuto, quindi il nostro compito è aspettare fino a nuovo ordine. Ma che cavolo, ora dobbiamo aspettare ancora. Oh, vuoi davvero lamentarti proprio quando sto per svelarti la sorpresa che ho in serbo per voi?
una sorpresa? Tin 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 tin. È questo il posto che, che ci ha trovato il nonnetto. Sono forse diventato matto. Assurdo, davvero possiamo stare qui? Dai l'impressione di costare una fortuna. Questo è uno dei migliori hotel con terme di Kyoto. Una sola notte costa in media 40.000 yen a persona. 40.000 yen? Un tale lusso dopo un viaggio a dir poco straziante. Non so davvero come elaborare il tutto. Ci aveva detto che poteva permetterselo, ma ne è proprio sicuro. Terme, arriviamo! Ben detto, è l'ora di un bel bagno caldo. Dobbiamo un'enorme grazie, Zenkichi. Ok, ragazzi, entriamo. Dopo di te. Dai, dammi un po' di punti. Wow, anche l'interno è stupendo. Caspita, non vorrei finire per rompere qualcosa. È la prima volta che vedo Inari piangere per qualcosa che non sia cibo. Che ne pensi, Mako-chan? Non ti sembra un posto ottimo per rilassarsi? Decisamente. Ho visto un opuscolo che spiega come le terme abbiano anche tutta una serie di effetti benefici per la salute. Allora che aspettiamo a tuffarci? Forza, forza! Stavolta vorrei tuffarmi anch'io. Ehi, Phoenix, guidami nell'acqua come Okinawa. Chiedi a Futaba. Perché? Ho detto qualcosa che non va? C'è un sacco di roba che non va. Se proprio vuoi venire, vieni con me. Ma siamo autorizzati a portarci i cellulari dietro mentre facciamo il bagno? In realtà c'era un cartello che proibiva di portare il cellulare nell'area bagno. Non è giusto. Ma le regole sono regole. Immagino che dovrò aspettare qui. Puoi sempre fare il bagno nella nostra stanza, Sofia. Quando avremo finito ti ci porterò io. Lo immerge con tutto il telefono nella vasca. Oh, che bello, sono nell'acqua. Urrà, mi piacerebbe molto, Haru. Perché non ti unisci a loro, mia Ogana? Hanno anche una doccia per gli animali. Non sono un animale. Ma questo non mi fermerà. Dopo il bagno possiamo goderci tutti un po' di cucina tradizionale di Kyoto. Secondo il sito internet la cena è la seguente: granchio, shabu shabu, verdure biologiche e minestra di riso. Un vero banchetto. Prima piange, poi sbava. Controlla le tue perdite, Inari. Vuoi salvare i progressi attuali? Assolutamente.